Ricordo ancora la vita prima della guerra. Ricordo che eravamo diversi e vivevamo lassù, in superficie. Eravamo i padroni di tutto il mondo. Costruivamo enormi città di vetro e cemento. Attraversavamo gli oceani e solcavamo i cieli. Eravamo 7 miliardi e nessuno di noi era nato per vivere nelle gallerie. Io sono nato per respirare aria pura, me lo ricordo. L'ultima guerra ha eliminato quei 7 miliardi di persone. Solo 50.000 sono riuscite a sopravvivere sottoterra, visto che la superficie è contaminata, bruciata e piena di orribili mostri. Forse un giorno le radiazioni in superficie diminuiranno e i nostri nipoti o bisnipoti potranno tornare a vivere lì. Questo almeno è quello che pensano tutti i miei fratelli dell'Ordine. Praticamente non c'era rimasta nessuna speranza, però gli esseri umani non sono fatti per arrendersi. Ci siamo arrangiati con quello che c'era rimasto, collaborando per fare della metropolitana la nostra nuova casa. In fondo potrebbe essere l'ultimo posto sulla Terra in cui gli uomini possono ancora vivere. Per un po' abbiamo pensato di potercela fare. Ma purtroppo la guerra non ha cambiato le nostre pessime abitudini. Nella relativa sicurezza delle gallerie, la corruzione proliferava. E quando il pericolo proveniva dalla superficie, solo pochi di noi vi si opponevano. Ed eravamo sempre meno numerosi. Ma io ricordo di essere nato per una vita migliore e non posso accettare l'idea di invecchiare e morire sottoterra. Non mi importa se mi considerano un idiota, ma se là fuori esiste ancora solo un barlume del vecchio mondo, io devo trovarlo. Tra lunghi anni di triste sopravvivenza e un singolo momento di speranza, io scelgo la speranza. Devo trovare quel segnale.
brutto lo stesso. Vabbè, speriamo che finisca presto. Ok. Siamo. Right. Ok. Esatto, ora va un po' meglio. Bravo. R ricarica, suppongo. C'ho due proiettili. Ho due caricatori. Oh, vale. L'ambientazione sembra figa. Fatta bene. L per bruciare la mente non lo accendiamo. L così lontano. Poi abbiamo così. Ok, più o meno i tasti sono i classici tasti. Ma a cosa serve bruciare la ragnatela? Non si sa. Scopriremo. Questo è un fungo? Sì, un po' bruttino. Questo è fatto bene. Perfetto. Ok, vanno alle ciance. C'è roba dentro, niente, no. Questo ci piace. Oh, finalmente abbiamo un caricatore. Quindi andiamo alla survival. Ok. Munizioni ne abbiamo poche, quindi dobbiamo... Non dobbiamo sprecarle, quindi, giusto? Ok. Tanto siamo ancora in fase di tutorial. Questo dovrebbe essere le radiazioni. Ma che è? Il ragno che mi cammina sopra? Figo. Ma che? Ah, ancora. Ok, l'ambientazione è abbastanza brutta. Cioè, nel senso bella, ma brutta non mi ci vorrei mai trovare. Tanti lo so che fra un poco c'è il mob e ci vuole fare male. Quello è il salvataggio automatico. Qui siamo arrivati al checkpoint. Buono, ottimo. Qua non c'è niente. È un po' duretta la camera. Spostamento destra e sinistra. Non ho capito sto fatto della ragnatela, però va bene. Quella, sapevo.
E mi sono anche sono spaventato, sono saltato in aria. Nonostante lo sapevo, cioè lo sapevo e sono saltato in aria lo stesso. Vabbè. Posso entrare qua dentro? No, vero? L'ho già bruciata sta ragnatela. Vale. Ok. Eccolo. Su, coraggio, fatti ammazzare. Sono già al massimo. Buono. Ci piace questa cosa. Dov'è? C'era vicina sopra casa mia che ha i piedi molto leggeri. Invece di camminare lei sbatte i piedi contro il pavimento, proprio i talloni. Boom, boom, boom. Tipo strano. Oh, i topi. Che fanno cose strane. Al passo felino. Cos'è? Cos'è la lampadina? Cioè, oh, spento. Ah, accendo, spengo, ok. Qua non c'è niente. Non ti bloccare però. Ah, un po' duro. Dove sei? Bella. Questa la posso usare? No. Che peccato. Ok, c'è il creeper. Non ce n'è mostri, sono tutti dietro di me, sicuramente. Usciamo. C'è l'altra sezione. Sapevo io. Sprigati. Coltello, coltello. Grande. Beh, dai. Coltello, coltello. Come mi porta? Non posso stare. Ora è notte in stazione. Non preoccuparci. Ho già parlato con i miei. Su, apri! Stanno aspettando. Forza! Ah, forse c'è la barella sotto. Vedi, non si vede bene. Vediamo. Sì, c'è la barella. Quanto pare Archeon ha fatto un altro dei suoi folli giri sulla faccia. E il più comune
l'illusione di... Ora dove andiamo? A sinistra oltre la piazza. Ehi, Damir, credi che il colonnello sappia quello che ha fatto Hardy? Come faccio a saperlo? Chiediglielo di persona. Ci ha contattati via radio dall'anello. Dice che domani sarà qui. Niente. Ehi, voi, lasciatelo in pace. L'ho ucciso io con la mia fiocca. E impari a cavarsela da solo. Sì, come altrimenti no. Come può pensare di sopravvivere nella mente? A risvegliarsi. Tieni duro, Artyom. Con una bella dose di sangue spartano starai meglio. Artyom, sei sveglio? Tranquillo, il dottore ha detto che starai bene. Carina. Vuoi farmi morire di crepacuore? E se la prossima volta non tornassi dalla superficie? Non c'è nessuno là fuori, Artyom. Nessuno da trovare o con cui parlare. Se ci fosse qualcuno, non credi che sarebbe qui? Ne abbiamo già parlato non so quante volte. Devi fartene una ragione. Ci siamo solo noi. Colonnello. Salve, Alex. Eccoti. Stupido testardo! Quante volte dovremmo affrontare la stessa conversazione? Per me puoi anche morire inseguendo il tuo sogno delirante, ma non vedi quello che stai facendo a mia figlia, tua moglie? Papà, ti prego. L'ordine è a corto di uomini dopo la battaglia per il Dissai e tu te ne vai! Qui c'è bisogno di te, ma tu pensi solo alla tua egoistica ossessione! Ora basta con queste stronzate! C'è solo la Metro, nient'altro! E l'ordine è qui per difenderla! Se non noi, allora chi? A me sembri in forma. Preparati ad andare via. Poi discuteremo del tuo trasferimento alla Polis. Vieni, dobbiamo parlare. Chiamo il dottore. Artyom, ti prego, promettimi che non succederà più. Ci vediamo dopo. Artyom, siamo riusciti a salvarti per il rotto della cuffia, ma la gente continua a donarti sangue che potrebbe salvare molte altre vite e tu insisti a contaminarlo. Non pensi che sia ingiusto? Cercherò di essere chiaro. Non garantisco che la prossima volta potrò salvarti. Per fortuna quegli spartani ci sanno fare. Hanno riportato qui Artyom appena in tempo. È vero, non ricordo quando è stata l'ultima volta che un gruppo di persone sane ha messo piede. Ok, ci hanno salvato. Perfetto. Tu, posso parlare? Dottore pazzo, cosa stai scrivendo? È il loro lavoro, purtroppo. Cosa ci sarà scritto? Lavoro o no, se continuano così. Beh, non tutti possono sopportare di starsene rinchiusi qua giù. Eh? Chi lo dice? È così che siamo sopravvissuti finora. Ah, e quanto credi che durerà? Quanti bambini vedi nella stazione? In tutta la... Aspetta, c'è qualcosa... se riusciamo a fare sta cosa. Sì, ok. A Metro, chi sarà rimasto tra 10 anni? Meglio il volto. Ah, se faccio così. Ah, è questa la sfocatura movimento che dà fastidio secondo me. Yes. 10 anni? Sarà già una fortuna se resisteremo la metà, senza antibiotici e fili da sutura. Perciò non possiamo permetterci che i nostri combattenti migliori corrano rischi di morire. No, il bambino. Zio Artyom, non preoccuparti, io ti credo. Quando là fuori troverai un posto senza radiazioni, mi porterai con te. Le scorte si esauriscono, noi siamo sempre meno. Artyom.
Smetti di illuderlo con false speranze. Non voglio che vada fuori di testa come te. Non dorme più da quando gli hai raccontato quelle stupide storie. Pensi che così lo aiuterai a stare meglio? Voglio i sottotitoli in inglese. Audio. No. Azioni. Abbiamo i sottotitoli, però. Forse. Lingua di testo. Va benissimo. Lingua di testo. Vediamo se. No, ok, lingua testo. Ah, forse sì, vediamo. Per favore, lascia in pace mio figlio. Sì, è quello. Ok, preferenze. Ok. Io. Che puoi mettere tutte le lingue. Crush it. Andiamo. È andato in modifica in corso. Attendiamo. Sto facendo un paio di test per vedere se riusciamo a risolvere il problema della camera. Ok, vediamo un po'. Trovato una mappa segreta per raggiungere un magazzino o qualche altra cosa che ci salverà tutti. Proprio. Dubito. Proprio lui che è. Fuori si perfetto. Possa trovare magicamente la salvezza. Cosa sarà sopravvissuto in superficie in tutti questi anni? L'unica vera soluzione sarebbe. Quindi possiamo spegnere tutte le luci. Ci siamo? Ora nessuno può decidere per loro. Per quanto riguarda Artyom. Una settimana dopo. Allora? Ancora niente. Artyom, la sola cosa che sento è il ticchettio del contatore Geiger. Maledetti cosi, che sanno solo cracchiare. Torniamo a casa, ti prego. Hai
Anch'io vorrei tanto vivere su una spiaggia tropicale o nel verde di una foresta, sai? Ma a cosa servono queste fantasie in un mondo che è muto? È muto, Artyom, perché è morto. Grazie per aspettare lo squelch della radio. Ci siamo, è ora di sostituire i filtri. Forza, non è il caso di prenderci altre radiazioni, tesoro. Lei pensa. Se sapesse che sono salita con te. Peggio ancora se scoprisse che siamo stati in una zona off limits dell'Ansa. Da dove cavolo si scende? Ah no. Sei già stato tra tutte queste rovine. Sì. Come fa a sapere? Quanta distruzione. E pensare che Mosca aveva le migliori difese antiaeree del paese. Quindi siamo a Mosca. Se è ridotta così, immagina come deve essere il resto del mondo. Aspetta un attimo, perché tu vai avanti come un treno, però... Era tutto fin troppo tranquillo. Ho dovuto cacciare via un demone. A me piace esplorare, quindi stai calma. Qui sicuramente ci sarà qualche oggetto nascosto e poi è bello esplorare. Ok, non c'è niente. Queste cose inutili, questi passaggi così per rendere la vita realistica nel gioco non mi piacciono tanto. Che discesa. Ma ti sei buttata. Dovresti tornare nell'ordine. Che ne dici? Ci trasferiremo nella polis. Papà dice che ci procurerà un appartamento. Perché se non noi, allora chi? Piano, perché qua ci sarà qualche mostro. Con una cucina e una doccia. Andiamo uno per volta. Non è abbastanza stabile. Ora tocca a te. Ok, direi che il peggio è passato. Ci che vado io? Hai sentito? Sì, l'ho visto. Quella è una persona. Un manichino. L'altra volta? Hai sentito anche tu? Sì. Di nuovo. Siamo presto? No, bene. No, è tutto ok. Devono averci sentito scendere dal tetto e hanno deciso di tenderci un'imboscata. Si stanno facendo fuga. Sì, ma aspetta un attimo, che ti ho trovato uno zaino, vedi? Te, la fretta di andare via. Questi NPC. E tu scendi, qua scendi di là, dai. No, anche visto un carro armato. Prendiamoci il carro armato. Pareggio. Per fortuna i mutanti si odiano fra loro almeno quanto odiano noi. Perché cammina al contrario? Non capisco perché questa zona sia off limits per gli stalker. Le radiazioni e le bestie non sono diverse dal solito. Fermo. Siamo più. Tu non
insomma. Ancora ce n'è. È per questo che la zona è off limit. Se tutti i branchi sono così. F8. Ah, ok, vabbè. Prendiamo il ponte per attraversare la ferrovia, così non dobbiamo fare diversione. E questo si muore se vado qua? Proprio tirghierato scriptato. Ok. Successo. Abbiamo raccolto altre due persone al ponte ferroviario. Una è la figlia del comandante del ponte. Dovevate controllare prima, idioti. Artyom, grazie al cielo. Queste persone sono dell'ANSA, non dell'ordine. Bastardi. Guarda come ti hanno conciato. Beh, papà non gliela farà passare liscia per questo. Ma che cosa sta succedendo nella vostra imboscata? Vostra, eh? Lo dici come se non foste anche voi di qui. Infatti, il nostro villaggio è a 200 km da qui. Quale villaggio? Davvero non siete di Mosca? Un villaggio come tanti. Oddio, quanto odio la camera che si muove. Un paio di anni fa è partito per Mosca e non è più tornato. Ma poi questi ci hanno preso. Vuoi dire che c'è vita all'esterno? E perché non dovrebbe esserci? Certo, ci sono molti posti orribili e molte bestie, ma riusciamo a cavarcela. Artyom, ma avevi ragione, c'è davvero gente che vive qui fuori. Non lo sapevamo, credevamo di essere gli unici sopravvissuti. Cavolo, daremo la notizia a tutta la metro. Portato nel bel mezzo del nulla. Possono farcela. Almeno ridategli le loro maschere. Perché attacca a me? Sempre io prendo le botte così. Coltello. Ma sto malissimo. Vabbè, ci sono rimasto molto molto male. Vabbè. Cioè io avevo fucili, cosa, adesso cosa c'ho? Niente. Ma cosa c'è? Non dicono cieco, vabbè. Salvato. Sembra che sono bloccato, no?
coraggio. No, perché questi passaggi strani così... Vabbè. Per simulare la realtà, dai. Questo cosa c'ha? Dai, dai, prendi, prendi, uso un filtro. No, medikit. Sono nella cacca. E c'è un pollo? Cos'è sta roba? Poi ci rileggeremo con calma. Qua? Treno. Qua cosa c'ha così? Niente. Tipo alien. Dentro i condotti. Secondo me è compacciato, ci potevo camminare. Che brutto. Aspetta, aspetta. Pronto una, un tasto. Ah, ok. Vabbè. Dai, dai, stealth mode. Sento le voci. Vicine. Cos'è questo? Eccolo, eccolo. Te dico, morirò. Lo so già. Non c'ho il coltello, dico. Io ci provo, anche se dice X, ci ho provato. Non si sa mai, magari c'è. Cos'è quel rumore? La serratura arrugginita e passo. Ecco, quello lì, occhio. Sta attento. Attenzione, la piattaforma si sta attivando. Sono sotto al treno. Dai, 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 dai. Oh, qua. Non mi vedo, no? No. M la mappa? No. Guarda che figo il treno, guarda. Valvola preme, no? Pulsante attiva, no? Fermi, fermo, non ti muovere. Come cammina quello dietro? Non tollereremo altre cazzate. Ti aiuto io, ti aiuto io. Animali. Come cazzo faccio a uscire? Come possono? Che posso fare? Un mutante? Custode! Oh, un umano! Ma come hai? Oh santo cielo! Quindi quando lei urlava era per te? Sei vivo? Sei venuto? Che cinematica strana però. Ok, bene. Però mi piace il vecchio, mi fa ridere. Ti aiuterò.
La cinematica è stata molto strana, anche i movimenti, però mi ha fatto ridere. Sì, mi piace queste cose qua, okay, che non so cosa sono, ma c'è una croce, quindi fanno bene. Non posso portarti all'ingresso principale, troppe guardie, ma potremmo intrufolarci dal retro. Ma mi devo fare le cose stealth, perché io sono imbranato nello stealth. Mi piace Chuck Norris. Siamo entrambi spacciati. Entro e uccido tutti. No, che stop, aspetta, fammi passare sotto la luce. Lo so, però io spengo le luci, no? Faccio prima, no? Sono bravo, eh? Muoviti accovacciato, sarai più silenzioso. Vedi quella scala? Devo andare lì. Cerca di arrivarci ora. Tranquillo, piano piano. Resta vicino al muro. Silenzio. Non lo posso uccidere? Sì, signore. Subito. Cioè, il vecchio mi ha aiutato, è un grande. Ah no, accovacciato, perché se faccio casino. Ma guarda dov'è? Senza farti notare, pensi di farcela? Cosa sta facendo? Avviciniti al tuo avversario per eliminarlo senza rumore. Ma senza far rumore. Che tasto sarà? Boh. Sì. Avremo il tempo. Ah, là è, va bene. Cioè, ho fatto un casino della Madonna così. Spengo la luce, spengo la luce. Ho fatto spaventare quello lì. Andiamo. Mi mette ansia questo vecchio. Un momento, aspetta. Aspetta. Non c'è nessuno. Sta guardando di qua e noi dobbiamo raggiungere quella porta. Mi piace come si muove, dai. Fa ridere il vecchio. E quindi? Cerca di distrarlo. C'è un po' di roba qui intorno. Lancia qualcosa. Come? Così? No. Dimmi com'è il tasto per lanciare, però. Ah. Ok. Bene. Ora un bel lancio. Dove? Così? Speriamo che il rumore lo distragga. Ok. Lancia la lattina per distrarre la guardia. Ci sto provando, lo so, hai ragione. Premi C per lanciare. C. Ah, ok. Ben fatto. Quindi? Forza, vieni. Classiche tecniche, distrae il nemico. Passa, coraggio! Questo sistema fornisce buona fortuna! Prego, doveva parlare lo scriptato. Vabbè. La tizia. Cos'è? Calendario anni 80? Comunque ho visto. Ma c'è la porta. No. Attenzione, sono io. Picchialo, picchialo. Questo è un nazista. Spara. Attenzione. La mappa. Idioti. Ma ancora si chiama CCCP, non più. Non mi basterà uccidere solo una persona. Dimmi, questo è
disturbato le radio universale a banda larga. Impedisce a Mosca di ricevere qualsiasi segnale dall'esterno. Dai, che il nemico ci racconta la storia. Cazzo. Uccidilo, uccidilo. Hai sentito anche tu, Artyom? Ma va, va, si sta popolando. Ma perché? Perché nascondete Mosca al mondo? E il mondo a Mosca? Perché la guerra non è ancora finita. E poi vi comportate come dei ragazzini. Dai, ma t'ho detto di ucciderla, tu non mi ascolti. T'ho detto, quando io dico di uccidere, tu devi uccidere. Poi, spara, spara. Ah no, il vecchio. Ciao, Tonino. Dovete scappare. Ma da qua siamo venuti da qua. Ah, grazie. Poi? Andiamocene prima che cos'è si sto cerchietto? E questo? Coltello, buono, il coltello serve. Guardie! Dove? Ah, guardie! Attraversi il cortile senza farti vedere e usa la porta delle guardie. Qui, presto! Sembrava più un guarda. Andiamo! Chi sei tu? Andrei Ivanovic Yermak, il macchinista del treno. Vai ora, raggiungi l'hangar, da lì posso farvi uscire. Lui è Andrea. Mi conoscono, ci arriverò facilmente. Stai aiutando Andrei Ivanovic. Ma come ha cambiato voce lei? Anche lui. Mi sa che te lo spiego dopo, spero. Ciao Tonino. Questo effetto maschera, però. Artyom, vedo un nemico. Dammi una spinta. Ti spingo. Si vede poco con questa tempesta di neve. Ricorda l'indicatore di visibilità, Artyom. L'indicatore di luce del tuo orologio si accende quando sei abbastanza illuminato da farti vedere. Ok. E non accendere la torcia. E io. Mi hai lasciato qua. Che belli amici che c'ho. E mo cosa faccio io? Mi hai lasciato qua, abbandonato. Anch'io volevo venire su. Vabbè. Queste cosa sono? Le latrine sicuramente. Latrine, M, maschio. Artyom, arrivano. Con i due. Penserò io a coprirti dall'alto. E X, femmina. Vedi, vedi, vedi questa cosa qua. Si può prendere? No. Qua c'è però la luce, vediamo. Che brutto il gabinetto. Aspetta, aspetta, devo fare i bisognini. Ok. Allora, vediamo un attimo di farla sta cosa, stealth, perché sennò ci sderenano di brutto. Eccolo lì. Ah, non gli posso sparare. Vabbè, andiamo dietro alla bobina di cavi. Passiamo anche qua. Piano, silenzio, facciamo rumore. Qua dietro. Ma non lascio le impronte, vero? No. E mo qua dobbiamo aspettare però. A meno che andiamo lì. Andiamo. Si muoveranno di nuovo sicuramente. Dici che ce la faccio andare lì? Secondo me no. Ti filtro, filtro. Dio, devo fare 2000 cose. Ci provo? Vediamo. Sono stupidi. Sì. Cosa ho preso? Hai trovato un coltello da lancio. Tieni premuto C per sceglierne uno. Ah, ok, ok. Per adesso no. Perché penso che il coltello a lancio lo devo utilizzare per quello. Vediamo. Ok. E come sposto sopra? Ah, così. Madonna, portando su il mouse. Ok, ho capito. Ci proviamo. Non ho fatto niente. Non funziona il coltello da lancio.
No, non ho fatto niente, oh. Stai calmo. Mi ho messo in allerta, va. Vediamo quanto hai intelligenza hanno. Dai che non posso stare qua tutti i giorni. Guarda come cammina piano. Questione di tempo, qui da qualche parte, sono in allerta. Coltello lancio fa cagare comunque, eh. Guardalo. Mi ha sgamato? La musica è cambiata, penso di sì. Sono nella cacca. Ma come fai a vedermi se non mi vedi? Andato. Brava. Poi l'altro dov'è? Io lo volevo fare stealth, vabbè. No, uccidilo, brava. Ok. Non so perché fa così, però. Guardalo, è qua. Vabbè. Io faccio i fatti miei io, mentre loro si ammazzano, prendo le lattine. Ma con chi stanno combattendo? Ah, eccolo lì, ok. Poi? Ma hanno una I molto brutta però, eh. Morto. Poi ce n'è un altro, ma dov'è? Dove sono? Ma la sua arma sarà meglio? Boh, ma è uguale. Sto cercando, non ti trovo. Attenzione, il centro di comando è sotto attacco. Cambio posizione, arma. Ma dov'è? I soggetti non autorizzati vanno abbattuti all'istante. Ma dove sei? Non ti vedo. Il movimento per il personale civile fino a nuovo ordine. Attenzione, è sotto terra. Ma forse è sopra, vediamo. No. Sì, forse sì, vediamo. Dai che lo trovo qua sopra e mi uccide. Sì, infatti sapevo io che era qua sopra. Che lui ha aspettato che io salissi. Io non c'è più nessuno. Ok, abbiamo ucciso tutti. Adesso possiamo camminare tranquillamente. Siamo così, scende più velocemente. Sì, grande. Filtro. Vedi, qua c'è tutto il percorso stealth che noi non abbiamo fatto perché... L'hangar è proprio lì. Possiamo farci strada. Lo facciamo come Rambo, che è stato più veloce. Ok. Porta. Bel lavoro, Artyom. Grazie. Siamo dentro. Puoi togliere la maschera, Artyom. Ora dobbiamo trovare Yerma, che è la sua locomotiva. E non mi ricordo il tasto per togliere la maschera, aspetta. Perché non me l'ha detto ancora. Vediamo. No, varie. No. Inventario. Maschera G. Ma G è quello che è per pulirla. Tuo accendino, registro, binocolo. Vabbè, G. E G la pulisce.
Ah, no, devo tenere premuto G. Ok. Qua c'è qualcosa da leggere? Sì, sapevo io. Ah, più in basso, ok. Sono le ruote del treno. Che attrezzi strani che hanno. Guarda che avevi messe tutte in fila, perfette. Coltelli da lancio inutili che mi hanno fatto sgamare, non li utilizzerò mai più. Guardalo. L'ho visto. Ok. Guarda quello. Il vecchio. Dobbiamo avvicinarci. Ho capito, però. Di là c'è la luce. Qua sotto? Sì. Qua sotto c'è l'inferno, va. Artyom, prova a scendere da quella scala più avanti, ma stai attento. Quale scala? Ma qui c'è la luce. Mi si chiama quello. Lì c'è un altro. Allora, facciamo fare una cosa, vediamo. Cosa stava facendo? Andiamo di qua. Paura, sta spegniamo. Ah, questa scala. Però. Questo pensa al cancello, quindi scendiamo. Vediamo se riusciamo a farne una stealth mode senza farci vedere. Il discorso è che non sai mai dove devi andare. Guardalo, eccolo lì. Shh, piano. Spegni Gruppo fuoco. Spegni, a posto. Spegni fuoco, spegni fuoco. Gruppo B, continuate a sorvegliare il cortile e la sala generatore. Questo fa l'appello, se ne uccido uno, questi non rispondono. Gruppo A, controllate la zona delle turbine. Abbiamo perso il cortile. San Marzano, San Marzano. Ma quante parti ci sono? Una grande opportunità di guardare. Uccidilo, uccidilo. Q. Che violento. Con lei facevo troppo casino. Qua si passa? No. Quindi l'ho ucciso così. Non posso passare di qua io. Un vicolo cieco. Vabbè, piano piano. Sono le 15:52. Guardalo, guarda, che sta facendo questo? Sta cercando, sta guardando un pezzo di ferro. Devo avvisare la manutenzione. Sì, si è rotto. Guarda, ci hanno detto che era rotto. Che violenza. Ok. Ma tutto spento, perché ti riaccende? Quello lì. Il problema è che i coltelli da lancio non funzionano bene. Cioè, Assassin's Creed sono più cattivi. Qua sono proprio precisi. Se sbagli fai casino e basta. Gruppo D, spostatevi alla sala generatori. Ah, mi è venuto il crampo per la tenere control. Cioè, potevo uno mettere toggle. Vabbè, saliamo di qua. Secondo me da dove siamo venuti, però vediamo, proviamo. Ce l'abbiamo fatta. Ci ha sgamato quello che era qua, sicuro, come la morte, no? Dov'è? Ah, rubiamo il treno. Allora c'è la leva, tiriamo la leva e rubiamo il treno. Questa non si può. No, non mi dire che mi hai sgamato. No, no, non mi hai sgamato. Mi metto qua, non mi hai visto, non mi hai visto. Sono passati 2 minuti. Niente, neanche stavolta. Niente, neanche stavolta, bravo. Io volevo spegnere la luce. Sei proprio stanco, bravo. Gira, mettiti di spalle, bravo. Questo posto è da sogno. Ma c'è il vecchio. Via libera. Ti libero, ti libero. Vederti qui. Senza premere niente, triggera da solo, grande. Va tutto bene. Ma guarda tutto chi bene, c'è. Grazie. Ma lei da dove è arrivato? Ok, non abbiamo molto tempo, torneranno presto. Vado alla locomotiva, dovrebbe essere pronta. Va lassù e attiva il meccanismo della piattaforma. Beh, voglio salire sul treno però. Gli occhi ben aperti.
Anch'io. No, dai. Vabbè, quindi non è più modalità stealth, è diventata modalità uccidi tutti. Ok. Sembrava morto quello. Poi? Brava lei che si sdraia. Come si fa a sdraiare? Oh 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 oh. Occhio. Queste sono le bombole del gas. Muoio qua io. Bella questa che si può sparare in mezzo alle bombole. Bravi bravi. Questa mi è piaciuta. Aspetta che raccolgo un po' di cose. Questa è sempre fretta. Io odio giocare con gli NPC. Io devo giocare da solo. Cioè questi hanno sempre fretta. Cos'era questa mano? Vedi? God save the queen. Vedi? Attiva la piattaforma. Poi altra roba da prendere. Dove sono? Bella, c'è il tavolo, io no, Ma non esplodono quelle bombole? Eh sì che esplodono quelle bombole, vedi? Casino. È stata dura. Benvenuta all'inferno. Stai bene? Ehi, sulla piattaforma c'è un comando manuale. Arco. Levati, mi sono sparato a te. Munizioni, ciccia. Dove? Mi metto qua, non lo faccio prima. Che non si vedono, c'è il fumo. Possiamo salire? A fare cosa? Ah, la manovella. Facciamolo insieme. Me l'ero dimenticata, ma non le volevo già scappare. Sì. Ma se ne va col treno da solo. Guarda, guarda, guarda che mi lasciano da soli. Corri, che cosa guardi attorno? Chiudi la porta. Contro i ravvicinati al terzo tutto. Mettete le maschere. L'isolante potrebbe essere danneggiato. Ah, adesso c'ho la toppa. Perché no, una bombola. Una bomba. Una bombola fumogena. Allora, sparate a quei due. Riguardo al macchinista... In che senso dovremmo ucciderli? Ma noi non siamo qui a contraddirti, soldato. Calma. Ora sentiremo cosa da dire il colonnello. Colonnello, signore, qui abbiamo un problema. Papà, ragazzi, siamo noi! Aiutateci! Gamba di legno. Che diavolo? Partio! Ragazzi, che ci fate voi qui? Sì che... Colonnello, andrete sotto corte marziale, tutti quanti! Fate silenzio, tutti! Non riesco a crederci. Davvero, non riesco! Merda! Allora è la verità! Tu stai lavorando per loro! Stai calma! Hanno sparato come siete
finiti qui! Non importa! Non avete la più pallida idea del guaio in cui vi siete cacciati! Non abbiamo più alternative! Lanza non farà finta di niente! Oh, ma non mi dire! No, non me ne so, calma! A che serve il disturbatore? Perché ci nascondono che non solo Mosca è sopravvissuta? E poi là, nella costa, ci sono delle persone, gente di altre città, sono tutti morti, tutti! Donne, bambini! Spiegherò tutto più tardi! Nonnetto, com'è la situazione là fuori lungo il percorso? Il tragitto è a posto, almeno per 100 chilometri! In zona c'è un posto sicuro dove fermarci? Certo, ma dobbiamo sbrigarci, hanno mobilitato l'incrociatore! Allora, signori, Artyom e Anna hanno scatenato un vespaio. E ora come ora non possono tornare a Mosca, perché secondo la legge marziale verrebbero giustiziati. Dovrò portarli fuori città, finché le acque non si saranno calmate. Ma voi dovrete restare. Intesi, maggiore? La mia gente non ha niente a che fare con questo... Sai bene che non sono io a decidere. ...disturbatore. Comunque vada, io mi batterò per i nostri. Ma certo, Artyom, Anna, sono con noi. Non abbandona nessuno. Uno per tutti, e tutti per uno. Classico. Bene, Spartani. Buttate Spartani. Date vapore e partiamo. Vieni con me, Artyom. Prendiamo un po' d'aria. Mi lasciate da solo, voglio giocare da solo, però. Sono felice che i ragazzi siano dalla nostra parte. Sembra che mio padre abbia deciso di non dire niente neanche a loro. Abbiamo passato 20 anni nella metro, credendo che il resto del mondo fosse solo un cumulo di macerie. Invece avevano circondato Mosca di disturbatori e noi non ne sapevamo niente. Un piano perfetto. Mentre tu ti esponevi alle radiazioni in superficie, mio padre continuava a mentirci. Ha mentito a te, a me, a tutti. Cos'è? Un altro treno? Vabbè, tanti sono sui binari, quindi l'unica cosa che possiamo fare è sparare, dai. Come uscite con le mani alzate? Gli sono detto che sparavano, non mi credi. Siete avvertiti! Se non fate come ordinato, spareremo per uccidere! Anche noi, anche noi. Non ti preoccupare, ci penso io. Contento? Una bomba. Come tu hai occupato? Tu sapevi tutto e non hai detto niente. Questo è l'ultimo avvertimento. Fermate subito la locomotiva. Oh, cazzo. Come bene, è solo un graffio. Ok, ci fermiamo. Ma vi informo che i nostri freni non sono messi molto bene. Come si muovono strani? Inizia a rallentare. Facciamogli credere che ci arrendiamo. Ah, finalmente! Ora continuate a frenare fino a fermare. Beh, le granate gli farebbero il solvetico, quindi... Se agissimo dall'interno, non abbiamo abbastanza esplosivi. A meno che non li leggiamo tutti quanti nella loro cadenza. La prego, colonnello. Lasci fare. Sono io a scegliere i volontari qui. Sarà Artyom. Chi poteva essere? Chi poteva immolare? Io mi devo immolare. E ora fuori mediano. Artyom. Vado io, Arturo. Cos'è? Esplosivo attacco. Sei tu, Jacob. Sì, perciò niente cazzate. Minchia, ma quanto muovi la telecamera. Voi non siete mai stati qua fuori. Non avevamo intenzione di allontanarci troppo. Solo un giretto fuori città in attesa che si calmassero le acque. Voi ci sparate addosso. Se ci fermiamo, ci lascerete andare? Devo arrestarti e portarti davanti a un tribunale. Credo che tu già conosca le accuse che ti verranno mosse. Diserzione e tradimento. Ti prendi per il culo, vero? Io, un traditore? Tu che ne dici? Dove pensavi di portare quel treno, eh? Un diritto di piacere? No, la risposta è una sola. Ti sei venduto. E ora cercavi di tornare dai tuoi nuovi padroni. Male. Quindi no, hai già emesso il verdetto? Avremo neanche l'ombra di un processo. Palla finita. Fuori uno. Cosa state trasportando? Mappe? Piani delle nostre difese?
Volevi comprarti un futuro al caldo vendendo le nostre vite, maledetto Scorpio. Piani? Tradimento? Aspetta che abbiamo servito anche per anni senza fare fastidio. Domande. Abbiamo versato il nostro sangue per la causa. Ti sento induto. Loro ci hanno distrutti. E tu? Sono sempre stato un militare. Ma che ti arrendi? Io ti uccido. Al mio paese. Se ti arrendi. La regalerò a dei parassiti come te. C'è. Ok, mi ha uccisi? Non c'era niente qua. C'era questo da leggere. Qua, niente. Questa tenda è bellissima. Guarda il mio treno. Mi si sparo. Tutto basso. Siamo avvicinando. Unità 13, preparatevi. Guarda, sono tutti qua. Io ci passo da dietro, guarda. Tempo scaduto, Peter. Non posso più camminare. Fai freni di questo cazzotto, sono messi male. Rilassati, colonnello. Ci penseranno i miei uomini a darvi una mano. Certo che è un treno strano. Stai calmo, aspetta, non mi fare fretta, non esce. O è già morto? No, è morto adesso. Oh. Cioè, non mi potete fare fretta, cioè, io sono qua in pericolo e voi mi fate fretta. Un attimo. Con calma. Devo raccogliere anche le cose. Questo cos'è? Cioè. Oh! Maledetto, si è chiuso. Apri! Questa è la caldaia. No, no, tranquillo, chiuso come un mio. No, non l'hai ucciso. Buttati, bravo. È proprio un pietro. L'armadietto, l'armadietto, bro. Apri l'armadietto prima. Che c'è roba. Alla MacGyver. Resisti! Arturo è Arturo. Ora non siamo più solo traditori, ma anche pericolosi sabotatori nemici. Questa sfumata così. Ci siamo fermati a 100 km da Mosca per controllare i contatori Geiger. Sono tutti a livello verde, neanche fosse un complotto. Eppure questo fatto straordinario sembra non aver suscitato grandi reazioni. I ragazzi sono confusi, non sanno cosa li aspetta e io aspetto delle risposte. E spero che il comandante di cui fino a poco tempo fa mi fidavo ciecamente riesca a darci delle spiegazioni estremamente convincenti. Perché quelle
si vedevano i peli sul braccio. Troviamo un bivio, per così dire, e tutti non possono fare altro che chiedersi: e ora che strada dobbiamo prendere? Già, è il genere di risposta che mi aspettavo da te. Ma hai reso l'idea. Allora, i peli sul braccio. Il contatore funziona. L'hai controllato? Sì, tutto verde. Ho verificato. Anche quello di Stefano è verde. Non ci servono le diario, equipaggio, nuovo mondo, creatore, allora, equipaggiamento, armi. È il menu. La verità. Chi stava dicendo la verità? Perché non mi rispondi? Chi era quella gente che voleva ucciderci? Perché erano pronti a spararti? A te, il comandante dell'ordine. Ci devi una spiegazione. Parla del menu. Beh, meglio togliersi questo dente fin da subito. La guerra non è ancora finita. In che senso non è finita? Ora ci arrivo. Gran parte delle nostre città è distrutta e il resto del paese con molta probabilità è in mano al nemico. Per evitare nuovi attacchi nucleari contro di noi, il comando ha optato per l'unica soluzione fattibile: fingersi morti. E per mantenere il silenzio rapido, sta guardando, hanno creato il sistema scudo, una rete di disturbatori che copre Mosca e tutti i suoi. Ma come sono messo? Poi sono sdraiato o seduto? Ah no, se sembra che... Ah, sono in piedi appoggiato al tavolino o seduto al tavolino. Ok. È proprio uno di questi disturbatori che è stato disattivato da qualcuno qui presente. E non avresti potuto dircelo prima? Prima che Artyom portasse fuori quella radio esponendosi a tutte quelle radiazioni? No! Io stesso l'ho saputo soltanto 6 mesi fa. Con l'avvertimento che se avessi parlato mi avrebbero ucciso. Così ho detto a tutti che si trattava di una stazione meteorologica. Con il dovuto rispetto, signore, se non possiamo tornare indietro, forse dovremmo andare avanti. Io avrei un'idea, ma... Artyom, invece di continuare con la tua silenziosa disapprovazione, controlla le frequenze radio. Ora dovremmo essere fuori dalla portata dei disturbatori. Perciò potrebbe valerne la pena. Cerca trasmissioni provenienti dall'alto. È qua la radio. Capisci perché il comando adesso ci considera dei traditori? Aspetta, tu stai ancora parlando. Di un disturbatore. Spara con lui. Vediamo. Come si fa? Ah, di, ok. Anni 80? Vediamo, eh. Considerate queste premesse, a cosa servirebbe il processo? Non possiamo più tornare indietro. Il che significa che possiamo solo continuare a andare avanti. Comando, ma di che comando fa? Però un po' di silenzio, se no non sento niente. Silenzio, per favore. Sì, sono una leggenda retribuita. Non direi. Sono loro il comando. Sicuro che abbiano ancora la gente. Sono solo qui, si rispondono. Zitti! Che mi parla dalla base del progetto Arca. Se Arca non riesce a trattare il loro segnale, ancora fedele alla causa. Zitto! Esatto. Ascoltate tutti. 1-1-79 area 1-8-5. Ripeto, raggiungete il punto di incontro. La posizione del punto di incontro è 1-8-1-1. Ecco. 7-9 qui. Area 1-8. Il monte Yamantau. Perciò da qui il tragitto dovrebbe essere ogni questo. Questa è la nostra meta. Allora, ha messo la musica. Quello che stavi cercando. Sì, esattamente. Il progetto Arca è un'intera città sotterranea. Enormi magazzini, macchinari, i migliori esperti. È la sede del comando generale. Tutti i leader del paese si trovano lì. Hanno già iniziato a organizzare la ricostruzione. Li informeremo che a Mosca c'è ancora vita. I nostri sforzi sono serviti. Tutto cambierà. Tutto. Vi rendete conto? Per tutti i superstiti della guerra sta per iniziare una nuova vita. Ci saranno anche donne singole in quel posto. Così mi piacete. Beh, direi che è il momento perfetto per tirarlo fuori, Damir. Tirare fuori che cosa, colonnello? Quel liquido che si agita nella tua borraccia. E cos'è? Pensi forse che sia assurdo? Dai, vodka, dai. Certo, solo un momento. È che ho capito un'altra cosa. Sembra che stava facendo il capidente. Adesso un bicchiere. Gli urali non sono dietro l'angolo. Meglio fare adesso c'è il liquido dentro. Sì, c'è. Guardalo. Che dite di dare un nome a questa vecchia ferraglia, eh? Sì, sarebbe anche ora. Chiamiamo la Anna e non se ne parli più. Ah, vai al diavolo. Ma
Ma io... meglio. Oh, tutti state a bere, però io no, Se la chiamassimo Aurora, non posso prenderlo. La romana è come l'incrociatore che lo sapete. Ora sì che ci siamo. Ma soprattutto. Mi piace. Noi siamo fermi. Ma perché c'è il tipo che pilota allora? Che guida il treno, se siamo fermi? Beh, allora è deciso. Brindiamo all'aurora! Guarda che se ne va via. Grande, bello il dettaglio. Ehi, Artyom, diamo un'occhiata alla mappa. Bene, per adesso direi che può bastare. Yermak, macchine avanti tutta! Ricevuto! Anche andrò a prendere... Wow, è un bel po' di strada. Chissà quanto ci vorrà. Se me la fai vedere la mappa. In ogni caso ci arriveremo. Come stai, Yosha? Oh, Anna. Aspettavo una freccia scagliata da quel marito e mi sono beccato un proiettile sparato da uno stronzo. Sono di... Ah, aspetta, aspetta. Sei sicuro di stare bene? Ti conosco. Ciao. Fammi salire però, voglio esplorare il treno. Di vedere un po'. Mi accontento anche di poco. Non mi fai passare, ti sei messa qua? No, proprio. Permesso, grazie. Guarda, una lettera. Ah, aspetta, vediamo se. Sottotitoli sono. Opzioni gioco. Sottotitoli. Ok. Come va, Artyom? Sono pare che ora il colonnello, volente o volente, abbia un nuovo scopo nella vita. Ma questo è quello che fa il lavoro più di tutti, guarda, poraccio. Però che avreste potuto chiamarmi per gridare. Guarda. E comunque sono ancora convinto che Belzebù fosse meglio. Guarda che il carbone, guarda che si muove solamente una parte del carbone. Volete solo fare un po' di esercizio? Va. Bestiale. Vabbè, tu sei quello che lavora e tutti gli altri non fanno niente. Tipo questo cosa sta facendo? Sta vomitando sulla macchina, non c'è più niente qua. Ci sediamo, andiamo. E... ci abbiamo... Ah, ok, con questo beviamo. Ci siamo bevuti tutto, bravo. Questa è la musica. Artyom, dobbiamo parlare. Ho capito, come faccio a uscire però? Sono entrato nella musica, c'è scritto mouse. Ah, il sinistro del mouse. Poi ci abbiamo la S, che è questo menu bellissimo. C'è diario, ok, si fa tornare indietro con la Nesk, equipaggio, colonnello Mirle, da Mirle, ok, brutto però che vai qua, idiota? No dai, idiota no! L'idiota ha scelto il suo soprannome per la sua naturale umiltà, o forse in onore di uno dei personaggi di Dostoevsky, in realtà è tutt'altro, è uno dei soldati più ricchi. Venditi corti dell'ordine fin da tempi. Minchia, pure il coso si muove. Cioè. All'idiota ci piace molto parlare. Conosco uno che fa così. Oh, ci abbiamo Sam pure. Figo però. Un nuovo mondo. Ok, bene, direi che per stasera è tutto, e quindi alla prossima, bye bye.